Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Oggi ricorre la festa liturgica, la memoria liturgica di San Giovanni della Croce, sacerdote e grandissimo dottore della Chiesa, insieme a Santa Teresa d'Avila, sua compagna, tra l'altro nella riforma dell'ordine carmelitano che assunse a grandissimo splendore grazie all'opera di questi due grandi santi. È appunto con Santa Teresa il maestro della vita mistica, il dottore per la sua dottrina sulla vita mistica, cioè su quell'itinerario che porta all'unione soprannaturale con Dio. La prima lettura di oggi, ecco, mostra la condiscendenza, ecco, del Signore e il suo amore verso il suo popolo. Non temere, vengo in tuo aiuto, non temere, vermiciattolo di Giacobbe, vengo in tuo aiuto, ti rendo come una trebbia cuminata, nuova, unita di molte punte. Questa è l'opera, diciamo così, con cui il Signore chiama a sé le anime, trasformandole da cattive a buone. Questo è il primo passaggio necessario per intraprendere la via verso il Signore. Poi, una volta che uno passa dalla parte buona, lì si apre una prateria. Ma San Giovanni della Croce ha insegnato come si giunge alla comunione mistica con Dio, anche attraverso le fasi superiori, cioè in quanto quando non c'è più un'operazione prevalentemente umana, ma quasi esclusivamente o esclusivamente divina, che sono le fasi superiori della vita interiore. In ogni caso, sia che si resti nella via ordinaria, sia che si resti nella via straordinaria, dobbiamo tutti quanti meditare bene su quello che Gesù ci ha detto nel Vangelo, quella frase che non è a tutti molto chiara, ecco, perché come molte frasi di Gesù è profonda e quindi va approfondita, quindi non bisogna fermarsi alla superficie. Abbiamo sentito il Signore dire: dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora il regno dei cieli soffre violenza e i violenti se ne impadroniscono. Secondo voi che significa? Dio ama la violenza, nel Salmo 10 c'è scritto: egli odia chi ama la violenza. Dio non è violento, non ama la violenza. E quindi qual è il senso di questa espressione? Quelli che vogliono diventare santi non devono fare violenza al prossimo, devono fare violenza a se stessi. Questa è la santa violenza. Se uno legge gli scritti di San Giovanni della Croce, dice: guarda, tu vuoi raggiungere anche l'unione ordinaria con Dio, si chiama San Giovanni della Croce, non era il suo cognome, perché mi ha insegnato la via del Vangelo, vuoi unirti con il Signore, devi passare attraverso la croce, attraverso la sofferenza. E poi capite che la nostra natura umana, naturalmente, come dire, è avversa alla sofferenza. Cioè io se metto la mano sul fuoco, mi scotto, faccio così, non è che devo pensare: ah, dunque, il fuoco va scottato, quindi togliamo la mano prima che prendo fuoco. Lo facciamo automaticamente, d'accordo? Così se mi punge una spina, se prendo la scossa. Ecco, fare il contrario vuol dire, cioè, se uno fosse capace a lasciare la mano sul fuoco, deve fare una violenza, no? E qui, cari miei, per lavorare su noi stessi, per toglierci i vizi, per crescere nelle virtù e nell'unione con Gesù, ha voglia a fare violenza. E se non la fai, tu nel regno di Dio non ci entri. Potrai diventare, le prime volte che stavo con San Michele, faccio sempre queste prediche, qui non ho ancora fatto mai, fatto il bene. Potrai diventare una brava persona, dicevo sempre, una brava persona per carità, rispettabile, che osserva le leggi dello Stato, che paga le tasse, che è un gran lavoratore, per carità, impeccabile da un punto di vista umano, ma nel regno di Dio non ci entri. Sarei una bravissima persona, ma un bravo cristiano no, e uno che aspira alla santità ancora di meno, perché non c'è altra strada. Gesù ha detto le stesse cose dicendo: chi vuole venire dietro di me neghi se stesso, che significa faccia violenza a se stesso, stessa cosa, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Perché senza quello, guardate che non dobbiamo pensare a chissà quali grandi cose, capite? Non è chissà quale grande cosa. Anche stare in silenzio, stare concentrati durante la messa, vengono 3.000 pensieri nella testa. Se tu dici no, adesso sto a messa, devo pensare al nostro Signore, è una forma di violenza. Se tu quando si passa, quando si consacra, sei stanco, si muove male, ti rompiamo, dici no,
Speriamo, Signore, vado la mette in ginocchio, quando male le ginocchio, te ci metti uguale. E farsi violenza. Non dobbiamo pensare a chissà quali grandi cose. La moltiplicazione di tante piccole cose fatte per l'amore di Dio porta gradualmente alla nostra crescita interiore, a scrollarsi di tutta la montagna di imperfezioni, di difetti, di vizi che ci abbiamo, a crescere la virtù e gradualmente all'unione con Dio. Non è il caso poi solamente a parlare delle cose, insomma, mistiche in senso stretto, insomma, perché sono cose riservate a poche, ecco, elette categorie di persone, ma per tutti, perché c'è anche un'unione ordinaria con Dio. Tendere, Gesù l'ha detto a tutti, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro, si passa comunque attraverso la porta stretta delle voci, quella che hanno indicato San Giovanni Battista, quella che ha indicato Gesù, quella che hanno indicato tutti quanti i maestri di spirito. State attenti che chiunque predica un Cristo o un Vangelo senza croce, cioè che è tutto tranquillo, è tutto sempre tutto facile, non sta predicando il Vangelo, sta predicando un'altra cosa, perché la croce è il nostro vanto ed è la nostra salvezza. Il Signore ci aiuti a decodificare bene questo messaggio, ricordando che la violenza più grande e più difficile è quello che dobbiamo fare alla nostra volontà, lo dobbiamo mettercela sotto i piedi per fare quello che Dio vuole. Anche Gesù è passato per questo sforzo, a Getsemani, oggi giovedì, tra poco facciamo con la Santa che ricorda l'agonia di Gesù. Padre, passi da questo caso, però non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu. Lo sforzo è stato tanto, poi parlare di Gesù che prima ancora di soffrire ha sudato sangue. Insomma, se ha sudato sangue il nostro Signore vuol dire che c'è da combattere. Ma, come dice San Paolo, siamo più che vincitori nel suo nome, con l'aiuto della sua grazia e per intercessione di Maria Santissima che ci accompagna e ci guida nel cammino verso la santità, di cui lei è stata la più grande percorritrice, maestra e guida di tutti coloro che desiderano diventare come noi santi. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.